amici, vedevo raccontare una storia di un vecchietto, aveva 90 anni, anzi 91. Si recò in farmacia, chiamava il dottore e ci disse: dottore, ci posso dire una parola? Dice: mi dica. Dice: sappi, hai un appuntamento con una carusa a 18 anni. Ma tu mi hai una pillola di chitarra da azzurrina? Il dottore ci dice: chi vuoi viagra? Sì, vuoi viagra. No, dice, che c'è tu vuoi viagra? Aspetta, ma resta da sopra. No, dice, per cortesia, dottore, ma dà la pillola. Io del cano, me ne vai, se lei non mi dà la pillola. Senta, non scherziamo, lei ha una certa età, poi succede che io passi qua, dottore, lei non passa niente. Io a quel bocca, lei me la va a dare, ci sta dicendo che io da cano me ne vai. Il dottore non sapeva che doveva fare. Va bene, aspettate qua, passa da parte, piglia la pinnola, ci toglie una verniciata azzurrina con una forma di dato viagra, c'è ancora lì una gatta, c'è la toglie, oh, io non vedo niente, eh. Oh dottore, grazie, ci baciamo in mano, arrivederci, grazie, e se ne va. L'indomani, verso le 8, un farmacista apre la farmacia. Da lontano c'era sto vecchiaretto e ci diceva: dottore! Ma che dottore? Miracolo! Più stai, più si avvicinava. Dottore! Io disse: ma può essere mai? Quando si avvicinò proprio a tu per tu, ci disse: dottore, che mala compassa. Questa è la storia del viagra. Ciao.